Bentornati sul canale YouTube di CiroLiveMagazine.it. Io sono Luca Figini e sono qui con Stefano Cavallaro. Ciao ragazzi. Siamo nel retropalco, diciamo, della conferenza stampa internazionale di Huawei e Stefano impugna uno dei prodotti nuovi che hanno appena presentato i Huawei durante la conferenza, che è il MediaPad M1. Sì, si tratta di un display, di un tablet con display da 8 pollici con risoluzione di 1280x800 pixel. È un tablet con connettività LTE in grado anche di telefonare. Come vedete c'è il dialer qua in basso, per cui diciamo che è veramente molto molto versatile. Android 4.2 personalizzato con l'interfaccia Emotion UI 2.0 di Huawei. Non abbiamo quindi un menu programmi, ma quando si installano le app compaiono le icone e vengono messe direttamente sul desktop per una funzione più diretta dell'applicazione, senza avere quel classico doppio livello che a volte, che poi è un po' un raddoppiare, no? Sì, esatto, è un po' macchinoso in certe situazioni. Ok, andiamo avanti con le specifiche tecniche interessanti di questo modello, che diciamolo subito, arriverà in Italia ad aprile a un prezzo aggressivo di 299 euro. Android 4.2 Jelly Bean è spinto da un processore quad core da 1,6-1,8 GHz. Si tratta del nuovo Kirin 910 di iSilicon, azienda della stessa Huawei. Gli si affiancano 1 GB di memoria RAM e 8 o 16 GB a seconda delle configurazioni di spazio di storage. Il tablet, che ha anche una fotocamera posteriore, non la vediamo qui nelle caratteristiche tecniche, se non ricordo male si parlava di 8 megapixel. Di certo può registrare video in Full HD, quindi 1920x1080 pixel. Esatto, il design, che loro chiamano metal design, è molto elegante. Vede innanzitutto uno spessore molto sottile, sono 7,9 mm di spessore ed è anche molto leggero questo tablet, 339 grammi. Vi faccio, mostriamo questo dettaglio, Luca, se riusciamo a vederlo, di questo sistema dual speaker, in pratica di due speaker frontali che migliorano la fruizione dei contenuti multimediali. La durata della batteria, non vedo in milliampere, mi sembra 4800 mAh, dovrebbe offrire una lunga autonomia. E poi c'è l'interfaccia classica di Huawei che si chiama Emotion UI, e abbiamo detto che praticamente va bene. Mostra le icone subito senza raddoppiare. Cos'è che dobbiamo dire di altro? Ricordiamo semplicemente che è prevista per la primavera in Italia, che arriverà insieme a tutti gli altri prodotti di Huawei presentati qui al Mobile World Congress, e che per questa anteprima del MediaPad M1 di Huawei, direi che è tutto, vero Stefano? Sì, in attesa di provarlo. Esattamente. A presto sul canale YouTube di CiroLiveMagazine.it.